Appena riusciamo a raggiungere Dongvan, c'è subito lavoro per il nostro amico Fu. La moto di Paolo ha dei problemi al mozzo della ruota posteriore, ma il giovane meccanico non si perde d'animo e dalla sua bisaccia estrae magicamente tutti i pezzi giusti. Finite le fatiche, ci dirigiamo in un ristorantino tipico dove mangiamo, come al solito, con grande soddisfazione e accompagniamo il tutto con immancabile grappa di riso. Questa? Eggplant. Ignoranti, non lo sapete, melanzane. The most northern place in Vietnam. Ecco. We'll go there tomorrow. But let's first drink. Thanks. To the box. Thank you. È la grappa del posto più a nord, dietro dove andiamo domani. Big boss, big boss. Come ecco. Ciao, che c'è? Ocho. Ocho. Ocho, ocho. Di primo mattino lasciamo Dong Van con l'intenzione di raggiungere Lung Khu oltrepassando le montagne più alte. Lungo la strada, nei pressi di un villaggio, la nostra attenzione viene catturata da una moltitudine nera e decidiamo di scoprire di cosa si tratta. Sono Hmong Neri, una etnia della zona, radunata per celebrare, lo capiamo poco dopo la sosta, un funerale. Il defunto è proprio lì davanti a noi. Durante il rito vengono scuoiati e squartati due bovini e nell'aria c'è un fattore indescrivibile. La nostra presenza non è sgradita, benché desti non poca curiosità tra gli indigeni, che si accalcano attorno a noi e sembrano incuriositi in modo particolare dalla nostra telecamera. La macellazione è accompagnata dal suono di un curioso strumento, simile ad una cornamusa. Riprendiamo il cammino, ma proprio mentre stiamo per raggiungere uno dei punti più alti, scopriamo che la strada è interrotta. Perché io il casco e lui no. Mamma. Basta. Decidiamo dunque di aggirare la montagna, valicando in un altro punto, ma le cose si complicano. Le nuvole sono basse ed inizia a piovere. Non si tratta di un acquazzone, quanto di minuscole goccioline che insieme alla nebbia rendono molto difficile procedere. Non vediamo un palmo dal nostro naso e le gomme slittano su fango e sassi viscidi. Inoltre la temperatura è scesa repentinamente e il sentiero si fa sempre più complicato. Occorre stare attenti perché è facile commettere degli errori. Ed è proprio quello che accade a Paolo, il quale per schivare Carlo è costretto a un tuffo carpiato in favore di telecamera, per fortuna senza conseguenze.
Proseguiamo fino a un villaggio, nel quale decidiamo di ripararci nella speranza che il tempo migliori. Ci ritaniamo nell'unica locanda, ovvero la casa garage di una famiglia che ci accoglie subito con un'immancabile zuppa calda. Beef or buffalo? Mucca o bufala? Quello non lo sappiamo. Ma poi Marco li proverà per noi. Certo, sai che io sono un test man. Testi. Io sono yes man e test man. Mi pulisco dalla sabbia. Beh, c'è giusto che piovesse. Ne avevamo escono. Pioggia vietnamita. Imbottitura vietnamita. Tutta un'altra cosa, Non bagna. Pioggia tropicale è un po' più fina delle ultime parole famose. Non sei freddo. Ma non ho neanche a caldo. Comunque, fermo qui. Stiamo andando, se ci arriviamo, nel punto più a nord del Vietnam. Fortunatamente il cielo inizia ad aprirsi mentre scendiamo sull'altro versante. Raggiungiamo così il nostro obiettivo, l'enorme ceppo che il governo vietnamita ha voluto erigere nel punto più a nord per salutare, in modo forse non del tutto affettuoso, un vicino di casa ingombrante come la Cina. È il nostro giro di boa, da domani si punta a sud. Passiamo ancora una notte a Dong Van e il mattino ci dirigiamo in direzione di Hajang, capoluogo della regione, non prima di una piccola sosta al consueto mercato locale, pratica che sta diventando uno dei nostri hobby preferiti. Le nuvole ci accompagnano e temiamo di ripetere le esperienze del giorno precedente. E infatti è così. Per fortuna il brutto tempo lascia presto il posto all'afa umida ed iniziamo di nuovo a sudare mano a mano che ridiscendiamo verso Hajang lungo i pendii del passo di Quang Ba, detta la porta del paradiso. La tranquillità tra le risaie di questi villaggi però ci conforta. Rimaniamo assorti ad osservare i contadini al lavoro con i piedi nel fango. Beh, finalmente qua la giornata si è un po' aperta dalle nuvole perché abbiamo fatto il primo tratto di strada in mezzo alle nuvole, all'umido, alla pioggerella, che non era proprio il massimo. Siamo scesi un po' in questa valle che si è aperta, adesso siamo vicini a una risaia. Così siamo sempre affascinati da questi contadini al lavoro duro di tutti i giorni, molto bello.
Lungo la strada ci fermiamo per rifocillarci, ma nell'aria c'è una certa tristezza. Forse è dovuta al fatto che abbiamo già intrapreso la via del ritorno, o forse perché la giornata è stata finora la meno carica di adrenalina. Ma non facciamo in tempo a dirlo che Carlo rompe il cavo dell'acceleratore della sua moto. Attendiamo speranzosi l'arrivo di Fu che ci segue. Con rapidità e precisione, in 5 minuti il nostro Fu sostituisce il cavo della Frankenmisk di Carlo con uno nuovo. Ma appena riavvia il motore si accorge subito dal rumore che qualcosa non va. Una scheggia del cavo è infatti entrata nel cilindro e rischia di causare un grippaggio che a questa distanza dal primo centro abitato non possiamo proprio permetterci. Fu non perde un secondo ed inizia a smontare il motore in mezzo alla strada. Noi rimaniamo affascinati a guardare l'abilità di questo giovane vietnamita, grazie al quale possiamo riprendere la marcia e raggiungere Ha Giang.